Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento serale con Conosciamo i candidati, uno spazio che vi offriamo per appunto conoscere i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Questa sera ci occupiamo del comune di Agordo e alla mia sinistra ho Roberto Chissalè di Per Agordo e alla mia destra Paolo Selva Moretti di Agordo Cambia. Come sempre seguiamo un ordine alfabetico per le domande, quindi partiamo subito con la prima e chiediamo a Chissalè una sua presentazione, una sua biografia. Buonasera, sono Roberto Chissalè, ho 54 anni, mi occupo di manutenzione delle strade con l'azienda Veneto Strade. Ho maturato in tanti anni di impegno nel sociale e nel civile una buona esperienza. Ho voluto far conoscere agli elettori di Agordo nel mio profilo quelle che sono le mie passioni, quelle che sono state le mie passioni, i miei impegni. E dove ho dedicato il mio tempo libero per la comunità agordina. La passione per l'agricoltura, sono presidente della cooperativa Agordino Latteria e Vallata da tanti anni, abbiamo messo in piedi un caseificio, ho sempre avuto la passione per l'associazionismo e questo mi ha impegnato assieme a tanti amici e validi collaboratori con il gruppo sportivo Le Ville, è un'associazione di Agordo che si occupa non solo di sport, ma anche di cultura, di tradizione, e siamo uno dei soggetti artefici di Agordo Paese del Graffito, un'iniziativa culturale e turistica importante. E la mia passione per la politica, che mi ha visto impegnato fin dall'età di 25 anni, con 19 anni di esperienza in consiglio comunale e 5 anni di esperienza in provincia in maggioranza. E per finire, la passione per il mio comune. La passione per il territorio e per far sì che Agordo possa essere un paese sempre più vivibile, un paese a portata di tutti e soprattutto che chi vive ad Agordo viva bene. Stessa domanda a Selva Moretti, una breve biografia. Allora, a 53 anni ho conseguito il diploma di perito minerario all'Istituto Follador di Agordo. Attualmente sono funzionario amministrativo dell'Ulsuno Dolomiti. In precedenza ho lavorato all'Unione Artigiani di Agordo. Dalla fine del 95 sono dipendente dell'Ulss. Ho conseguito, diciamo, diverse esperienze all'interno dell'Ulss perché ho lavorato in diversi settori, per cui servizio ragioneria, servizio personale, ad esempio dove seguivo l'attività libero professionale dei medici, poi direzione amministrativa di Agordo, dell'ospedale di Agordo, dove ero responsabile degli uffici tecnici ed amministrativi. Attualmente sono in forza al servizio provveditorato, economato e gestione della logistica, dove mi occupo di parte della logistica, e quindi magazzini e trasporti magari in particolare, anche dove sono direttore dell'esecuzione di alcuni contratti, come ad esempio il servizio di elisoccorso, servizio trasporto ammalati o servizio navette. Per quanto riguarda la mia attività amministrativa, diciamo esperienza amministrativa, è da un bel po' di tempo che collaboro ormai alla costruzione, diciamo così, di liste elettorali. La mia prima esperienza è stata nel 90-95, in cui sono stato consigliere di maggioranza di Agordo. Successivamente nel 2009-2014 come consigliere di minoranza e consigliere di maggioranza della Unione Montana, prima comunità montana Gordina. Un'altra esperienza positiva, a mio modo di vedere, è stata nel consiglio di amministrazione dell'azienda Agordo Servizi dal 2004 al 2009 e poi 2015-2016, azienda Agordo Servizi che si occupa della gestione dell'asilo nido e della farmacia comunale. Nel 2004 sono stato uno dei soci fondatori della Proloco di Agordo. Ecco, passiamo subito a un tema caldo, diciamo, per Agordo, che è quello della sanità e quello dell'ospedale. E partiamo proprio da Paolo Selva Moretti. Negli anni l'offerta di servizi è cambiata e
Ad Agordo spesso si parla di un progressivo indebolimento di questo ospedale. Qual è la sua posizione? Beh, fondamentalmente bisogna dire che l'ospedale di Agordo serve, ci serve a livello di cittadini, nel senso che eroga salute ed è uno dei fattori fondamentali anche del vivere in montagna. Per me è una triplice valenza l'ospedale di Agordo, come dicevo in primis, perché va a tutela di tutti i servizi e della salute dei cittadini. Ha anche una valenza come azienda sotto il profilo occupazionale ed ha non ultimo anche una valenza sotto per il settore turistico, perché chi fa turismo, chi va in giro per il mondo, si preoccupa anche di avere inevitabilmente una certa garanzia di sicurezza sanitaria nei territori che va a visitare. Per quanto riguarda i servizi, è evidente che noi porremmo molta attenzione al mantenimento di tutti i servizi in essere. Le ultime schede regionali hanno portato alcune novità che presumo si vedranno negli anni a venire, perché si parla di, se non ricordo male, un 17 posti di ospedali di comunità, altri 7 posti di un servizio di riabilitazione che allo stato attuale non abbiamo, però nonostante questo l'attenzione sarà comunque alta nella difesa dei servizi che attualmente ci sono, e in particolare magari anche a quelli svolti sul territorio. Stessa domanda a Chissalè. Ma io partirei da due concetti che ritengo fondamentali e basilari. Uno, garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini del Veneto, indipendentemente da dove vivano. E questo è un concetto che ritengo importantissimo. E l'altro è che comunque se vogliamo che la gente rimanga in montagna, una delle condizioni essenziali per controllare lo spopolamento è proprio quella di dare delle garanzie dal punto di vista del sociale e del sanitario. Ieri nel tour che abbiamo fatto al mercato di Agordo per parlare con la gente, ho avuto la fortuna di incontrare una signora che l'ho vista interessata a guardare il nostro manifesto elettorale, l'ho avvicinata e ho scambiato alcune parole. Questa signora mi ha detto che veniva da Roma, però conosce benissimo l'Agordino, è tuttora ospite in Valle del Bioi, c'è stata anche nella Val Cordeo e conosce bene Agordo, che è una cittadina che apprezza, e mi ha detto soprattutto ha speso buone parole per l'ospedale di Agordo, perché ha avuto purtroppo bisogno in una delle sue permanenze, in uno dei suoi soggiorni nel nostro territorio, mi ha detto e mi ha chiesto se lei diventerà sindaco deve proteggere quel gioiellino che è l'ospedale di Agordo. E io le ho detto: signora, stia tranquilla che noi lavoreremo sicuramente per far sì che l'ospedale di Agordo non sia depotenziato, che chi si rivolge abbia risposte, lavoreremo per far sì che quel mega progetto valido e interessante di pronto soccorso, ristrutturazione del pronto soccorso vada avanti in tempi rapidi, perché solo un pronto soccorso efficiente che dia risposte è garanzia importante per far fronte alle urgenze. Lavoreremo sicuramente a contatto con l'UIS per quello di nostra competenza, per permettere che rimangano reparti di eccellenza come adesso l'ortopedia, magari accompagnata anche da una fisioterapia all'altezza, quindi che anche il post-operazione sia seguito nel migliore dei modi. E bisognerà certamente darsi da fare perché parta quanto prima sia il servizio di volo notturno e anche possibilmente l'automedicalizzata per far sì che ci sia la possibilità di arrivare in tempi rapidi e dare risposte e far fronte a tutte le esigenze. Nonché credo un aspetto importante che ho riscontrato parlando con la gente è sicuramente quello di far sì che vengano potenziati i servizi ambulatoriali, per fare in modo che anche persone che hanno difficoltà di spostamento e compagnia bella possano trovare le risposte ad Agordo, quindi sia per gli esami sia anche per eventuali visite. Quindi ci sarà massima collaborazione anche con i comitati, perché comunque i comitati di difesa degli ospedali, perché
sono degli strumenti questi importanti, mettono in luce quelle che sono le difficoltà e quelle che sono le necessità del territorio. Quella sulla sanità è una battaglia che ha molti interlocutori. Andiamo invece a vedere qual è il vostro programma, quindi quello che vorreste fare in prima persona. Ma in prima persona intanto noi come lista abbiamo sicuramente una visione abbondante di quelle che sono le necessità e le esigenze di Agordo. Agordo presenta dal punto di vista dell'edilizia, delle opere pubbliche, tutta una serie di problematiche, di opere ferme a metà, di situazioni che da un punto di vista estetico non sono propriamente belle, e quindi questo sarà uno degli aspetti sui quali andremo a intervenire subito. C'è sicuramente da intervenire nel post-Vaia. Abbiamo della viabilità comunale non solo da sistemare, ci sarà da rendere decoroso il paese paesaggisticamente, quindi da metterlo anche in sicurezza togliendo alberi e cepaie. E ci sarà una grande attenzione nostra anche con chi si occupa di volontariato in questo campo qua e non solo. E ci proponiamo di rigenerare una parte bella di Agordo, importante, che potrebbe avere uno sviluppo importante, che è quella sulla sinistra orografica del torrente Rova, dove ci sono concentrati gli impianti sportivi, dove c'è il Pala Rova, dove c'è la piscina, il palazzetto dello sport, i campi da tennis, lo stadio del ghiaccio, il campo di calcio. Quindi rigenerare anche in un'ottica comunque di verde, green, passeggiate, impianti sportivi, mettere un po' di ordine. E un occhio importante lo daremo all'agricoltura. L'agricoltura, che è anche un po' la mia materia, perché andremo certamente a sostenere tutte quelle forme imprenditoriali che nasceranno e quelle che ci sono. Abbiamo una bellissima malga, che è Malga Framont. Cercheremo di valorizzarla anche da un punto di vista agrituristico, magari coinvolgendola anche, facendo passare per di là l'Alta Via numero 1, un sentiero di montagna molto frequentato, e collegato all'agricoltura il turismo. Il turismo Agordo, secondo noi, ha delle potenzialità buone e valide, anche da un punto di vista turistico, perché comunque abbiamo un corollario di montagna attorno alla Piazza Verde del Broi importante, imponente. Abbiamo dei musei che stanno nascendo e sono già lì, abbiamo Agordo Paese del Graffito, abbiamo una chiesa stupenda, abbiamo una piazza che va sistemata, e quindi la sistemazione della piazza anche in visione di far sì che ci sia anche un nuovo impulso per il commercio. Servo Moretti, il programma. Beh, allora noi nella costruzione del nostro programma siamo partiti proprio dal concetto dello spopolamento. Noi vediamo un paese che si sta spopolando sotto il profilo degli abitanti, sotto il profilo delle attività economiche e imprenditoriali varie. E questo perché non mancano i posti di lavoro da noi, quindi le cause vanno ricercate da altre parti, e quindi sicuramente è il concetto dei servizi, magari di una viabilità da migliorare, il discorso dell'abbandono in certi casi, del miglioramento che bisogna fare del territorio e anche della sicurezza. Allora sicuramente noi punteremo molto, come si diceva prima anche sul discorso dell'ospedale, punteremo molto ai servizi, quindi ospedale in primis, il discorso di una situazione di emergenza, di migliorare la situazione del pronto soccorso, che in questo momento è parecchio deficitario, sia in termini di attrezzature magari, ma anche di medici, quindi ha bisogno di particolari attenzioni. Cercheremo di andare nella direzione di spingere anche con gli altri sindaci per agevolare quel finanziamento che era stato in certo qual modo promesso, utilizzando i fondi delle aree di confine. Porremo molta attenzione ai servizi sociali, che per me sono una parte molto importante, perché vanno a toccare la fascia più debole dei cittadini e situazioni di disagio particolare. Il sociale in realtà è una specie di iceberg, no? In cui noi vediamo solo la punta di questo iceberg, e sotto c'è un mondo di bisogni, di persone che hanno veramente necessità di attenzione.
ma non solo, perché gli altri servizi fondamentali per vivere in montagna sono comunque le scuole, l'asilo nido, cioè tutto quello che può stare vicino alle famiglie per far sì che possano vivere bene in montagna. Un'attenzione poi particolare va messa al centro, alle frazioni, in ordine alla pulizia, al mantenimento del territorio. Sicuramente una miglior pulizia deve essere fatta, bisogna dare un po' più sicurezza, perché anche gli ultimi eventi che ci sono stati di cronaca obbligano ad andare in quella direzione. Adotteremo delle telecamere per la videosorveglianza, ma non solo, bisogna andare, perché le telecamere magari vanno a tamponare quel tipo di necessità, a migliorarla in certi casi, ma bisogna anche andare alla risoluzione dei problemi. In particolare mi riferisco magari a un disagio giovanile che si sente sempre più importante, le famiglie, i genitori stanno sempre più lamentando il problema del disagio giovanile, quindi andremo molto in quella direzione, spingeremo molto in quella direzione per creare magari degli spazi autogestiti, anche autogestiti dai giovani, dove possano svolgere delle loro attività in termini di cultura, musica, anche sportive. Per quanto riguarda il territorio, dovremo andare a colmare alcune lacune che ci sono in termini magari di manutenzione, e quindi attenzione veramente alle piccole cose, marciapiedi, illuminazione pubblica, che girando per il paese ci si rende conto che in alcuni punti sono appunto carenti. Però ci sarà anche una particolare attenzione a, come dire, una grande progettualità, una progettualità un po' più importante. Vorremmo ricostruire completamente l'ecocentro, perché allo stato attuale non dà condizioni di sicurezza, è veramente scomodo. Però una parte importante riguarda l'impiantistica sportiva, perché lo sport è fondamentale per anche la vita dei giovani, e quindi un'attenzione al campo di calcio. Vorremmo coprire le tribune del campo di calcio, realizzare un campo da tennis coperto e migliorare le altre situazioni delle impiantistiche che allo stato attuale sono carenti. In chiusura di questo incontro con i candidati vi chiedo in 10 secondi veramente di spiegare perché votarvi. Selva Moretti. Beh, allora, io ho voluto al mio fianco persone preparate e competenti che condividessero comunque la mia idea di Agordo del futuro. E io farei una seria promessa ai cittadini: lavoreremo per loro, per tutti noi in realtà, e saremo sempre al loro fianco in questo senso, con spirito di servizio. Quindi dedicheremo la massima disponibilità, il nostro tempo, le nostre energie, le nostre attenzioni all'ascolto delle loro esigenze, ed anche alla ricerca con forte determinazione delle soluzioni e dei mezzi per soddisfarle. Chi sarà? Io posso promettere fin da subito sicuramente un grande impegno, una grande competenza, perché chi mi sta accompagnando in questa avventura è gente competente, è gente che ha professionalità, è gente che si è distinta nella comunità di Agordo, è gente che ha un livello culturale importante. Io ho voluto ricercare persone attorno a me competenti, perché credo che per amministrare un paese come Agordo ci vogliano gente competente, ci voglia gente che conosce le materie che andiamo a trattare, e quindi questo, e che abbia tempo, che voglia dedicare tempo alla cosa pubblica, e soprattutto che ascolti e porti avanti quelle che sono le istanze e le esigenze dei cittadini. Quindi sicuramente anche la mia esperienza, sia nel pubblico sia nella società, nel mondo dell'associazionismo, credo possa essere importante per dare le risposte che Agordo merita. Quindi abbiamo già le idee chiare, abbiamo già visionato tantissimi dei problemi, li conosciamo anche per l'esperienza che stiamo per terminare in minoranza, e quindi se il 27 maggio saremo chiamati ad amministrare sapremo già dove partire e dove andare a intervenire. Si chiude qui quindi questo nostro approfondimento sui candidati sindaco ad Agordo. Ricordiamo Roberto Chissalè per
per Agordo e Paolo Selva Moretti per Agordo Cambia. Vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera e vi auguriamo buona serata. Buonasera a tutti.